Era il 2008, primavera, l'anno prima c'era stata la crisi dei mutui subprime, non era facile all'epoca raccogliere finanza per le aziende e l'amministratore delegato di una delle più grandi banche europee mi chiede di venire a trovarmi. Prima anomalia, di solito in Italia l'amministratore delegato della banca non viene mai a trovarti, sei tu che cerchi di andarlo a trovare, in quel caso lui volle venire a conoscermi perché aveva sentito di noi, voleva capire che cosa facevamo. Io gli comincio a raccontare la mia idea, come ha detto Carlo Alberto, di economia circolare, di riciclare, di riportarmi indietro i prodotti, di disconnettermi dall'economia del petrolio. Noi siamo un'azienda che produce plastica alla fine, quindi dipendiamo dal petrolio e usiamo tanta energia. E mentre gli raccontavo mi entusiasmo, no? Cioè, proprio mi parte l'entusiasmo, e a un certo momento gli dico, perché sai, quando vedo una discarica mi sembra di vedere una miniera d'oro. Lui salta sulla sedia, mi dice, ma tu sei matto, io non ti darò mai una lira. In realtà c'erano già gli euro all'epoca. E dico, sei tu che sei venuto a cercarmi. Risultato, dopo 6 mesi la sua banca fallisce e noi siamo triplicati dal 2008 in avanti. Quindi noi cosa vogliamo fare? Siamo talmente strani che, essendo un'azienda che dipende dal petrolio, vorremmo vedere il prezzo del petrolio che cresce, perché in realtà vogliamo riciclare. E poi un'altra stranezza, vogliamo alla fine del ciclo di vita dei prodotti che contengono le nostre materie, i nostri materiali, che questi tornino indietro. Di solito le aziende vogliono che i prodotti vadano fuori dal cancello e che non tornino mai indietro, invece noi vorremmo organizzare un sistema che alla fine riportasse indietro il prodotto che contiene il nostro materiale, che si chiama nylon 6, per smontarlo e poterlo rigenerare, perché ha una chimica particolare e nel momento in cui io lo riciclo non ho nessuna differenza qualitativa, nessuna limitazione in termini di utilizzo, perfettamente identico a quello che deriva dal petrolio, e lo posso riciclare un numero infinito di volte. Scusa Giulia, forse non tutti. A proposito, proviamo a vedere se sapete usare questa tecnologia complicata. Chi di voi conosce il core business di Aquafil? Può rispondere? Ok, mi sa che devi ripartire da zero. No, non ripartire. Ma ce n'è due o tre, per cui glielo farei spiegare. Allora. Però la prima fila so che non conta. La prima fila non conta perché ci sono i miei familiari che me li sono portati per fare... Allora, noi produciamo fibre sintetiche, soprattutto di nylon, e all'interno della famiglia del nylon, di nylon 6. Io di solito cerco di scappare da questo, perché quando si entra un po' nel tecnico si tende a far addormentare le persone. Un minimo. Diciamo, all'interno delle fibre ci sono le fibre naturali, tipo la lana, il cotone, il lino, la seta, poi ci sono le fibre sintetiche, che possono essere il nylon, il poliestere, il polipropilene e tante altre. Una fibra, direi, discretamente importante, è stata una delle prime ad essere inventata prima della Seconda Guerra Mondiale, è il nylon o poliammide, che ha delle caratteristiche molto interessanti perché ha una grandissima resistenza meccanica, ha una durabilità molto elevata, e in più il nylon 6 può essere rigenerato perché ritorna alla sua molecola precedente lo stadio di polimero, cioè di plastica, si ritorna indietro di uno step. Cosa ci si fa con il nylon in genere? Con il nylon si possono fare i costumi da bagno, si possono fare le moquette, si possono fare le reti da pesca, ahimè, si possono fare anche tanti pezzi delle automobili, e se ne usano. E voi producete nylon? Noi produciamo nylon, anche altre fibre sintetiche, ma il grosso per noi è nylon 6, e quello che vediamo come futuro è questo materiale, proprio per le sue caratteristiche. Però a differenza degli altri produttori di nylon avete introdotto qualche differenza. A differenza degli altri produttori di nylon, oramai l'anno scorso il 37% delle nostre vendite di fibre sintetiche, tenete presente che noi siamo tra il nono e il decimo produttore al mondo di nylon, quindi non siamo... Noi come italiani o voi come noi azienda? Noi come Aquafil, quindi non siamo un piccolo produttore, ne produciamo circa 100.000 tonnellate l'anno. L'anno scorso ne abbiamo vendute più di 32.000 che vengono dal mondo del riciclo. Quest'anno ne dovremmo vendere tra 37 e 38.000. In realtà quello che limita la vendita è la capacità di creare la logistica inversa, perché come diceva lui, tutto è fatto con il sistema prendi, produci e butta via, e invece noi abbiamo bisogno di
prendere, produrre e alla fine di far tornare indietro, anzi in realtà di reingegnerizzare i prodotti, perché i prodotti che consumiamo oggi non sono pensati per essere riciclati, sono pensati magari per essere belli, per avere delle buone prestazioni, per costare poco, ma non sono pensati per essere riciclati, e questo è un problema enorme perché chiaramente aumenta i costi del riciclo e quindi ne limita la possibilità di riutilizzo. E oggi però la